Carissime fratelli e sorelle che ci ascoltano attraverso la radio, innanzitutto un saluto francescano di pace e bene. Che il Signore Dio e la Vergine Maria benedicano tutti voi e le vostre famiglie. Sono padre Flavio Sanchez, membro di questa comunità francescana della parrocchia della Vergine de Loreto. Voglio insieme a voi riflettere su una parte della preghiera francescana che nostro Padre San Francesco ha lasciato per tutta la storia dell'umanità, la preghiera della pace. E voglio prendere queste due righe. O Signore, fa di me un strumento della tua pace. Dove odio, che io porti l'amore. Dove discordia, che io porti la fede. Al di là di un'analisi storico, vorrei sottolineare due aspetti di questa preghiera di San Francesco. Primo, questa preghiera è conosciuta come la preghiera della pace, perché precisamente la pace è uno degli elementi fondamentali della spiritualità francescana, cioè Francesco ha voluto essere strumento di pace per tutti. Ma la domanda che possiamo farci è questa: perché la pace? Perché San Francesco ha intuito e capito, nell'incontro con Gesù attraverso il lebbroso, che tutti siamo figli di Dio e come tale tutti siamo fratelli, perché siamo figli dello stesso Padre, Dio. Per questa ragione, tutti quelli che sono nel mondo sono fratelli miei e come tale apparteniamo a una sola famiglia, la famiglia di Dio. In questo senso San Francesco dichiara: beato colui che ama l'altro quando fosse lontano da lui, quanto fosse accanto a lui. E con questo dichiara che tutto il mondo è una fraternità aperta che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita. Cari fratelli e sorelle, questa preghiera ci invita a cosa? Ci invita a vivere in un'altra ottica, cioè ad amare tutti, anche se non sono vicini a me, a rispettare a tutti, ad amare a tutti, a essere solidario con tutti, in altre parole, a vivere non con i criteri che il mondo materialista e individualista ha imposto alla società di oggi, ma con criteri diversi, con altri criteri che sono i criteri di Gesù. Un'altra ragione perché Francesco ha capito che Dio è amore e che rimane nell'amore, rimane in Dio, e Dio è Lui. Cari fratelli e sorelle, il mondo di oggi purtroppo ha bisogno di tanto amore, carità, misericordia. Come afferma il Papa Francesco nella lettera apostolica Evangelii Gaudium, c'è tanta divisione, odio, discordia nel mondo anche tra di noi. Per questa ragione, nella misura che viviamo l'amore di Dio in prima persona, puoi cambiare il mondo accanto a te. Il secondo elemento che voglio condividere è una delle petizioni che San Francesco fa nella preghiera. Dove odio e discordia, che io porti l'amore e la fede. L'amore e la fede sono due elementi fondamentali della fede cristiana. San Paolo insegna che le tre virtù teologali sono fede, speranza e carità. Quindi, l'amore del che parla Francesco è l'amore che viene da Dio, della esperienza di Dio, perché Lui è amore nella perfezione. Nella misura che ognuno di noi siamo in Dio, cioè quando abbiamo dentro di noi più vita di grazia, quando siamo più pieni dell'amore di Dio, in quella misura saremo più santi,
che è la nostra vocazione, la santità. Cioè, diventeremo portatori dell'amore di Dio verso gli altri. Il Papa Francesco afferma nella esortazione apostolica: la preghiera è preziosa, si alimenta una donazione quotidiana di amore. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo il proposito di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo se manifieste o se faccia manifeste nella dedizione ai fratelli. L'altro elemento è la fede. San Francesco afferma che dove sia discordia porti la fede. Ma possiamo fare questa domanda: che cosa intende Francesco per portare la fede? Innanzitutto vuol dire che lui vuole portare a tutti in quello che credi, cioè un Dio Padre che ci ama, che il suo Figlio Gesù ha preso la nostra carne umana, che Gesù ha dato il suo sangue per noi, ma soprattutto che vuole portare a tutti quello che vivi, cioè la esperienza dell'amore e del perdono. E questo è lo che intende Francesco. Francesco vuole portare dove c'è discordia, portare l'amore e il perdono e la misericordia, perché lui lo vive in prima persona. E questo è il momento principale che Francesco ha capito, che credere in Gesù ci fa capire che non c'è dubbio che l'amore di Dio è senza limite per tutti gli esseri umani, perché la redenzione di Cristo ha una dimensione sociale tra gli uomini. Per questa ragione, Francesco afferma che dove sia discordia, che tu, fratello e sorella, porti l'esperienza che hai di Dio attraverso la tua fede. Entonces, in altre parole, questa preghiera ci invita a vivere l'esperienza personale di Dio attraverso l'amore e la fede per cambiare il mondo accanto a te. Se capiamo questo, e questa è la fonte, l'essenza fondamentale del Papa Francesco per fare la lettera enciclica Fratelli Tutti, che tutti siamo chiamati a vivere in una fratellanza, non in tante divisioni, tante discussioni, odio, tante cose che ci fanno male. Anzi, in tutti i sensi, a livello familiare, a livello matrimoniale, a livello della famiglia, parrocchia, governo, tante cose, il Signore ci chiama a vivere questa dimensione francescana della nostra vita. Vi saluto, che il Signore vi benedica. È per me la prima volta che sono qui in quella stazione. Saluto a tutti voi e voglio esprimere che questa Settimana Santa sia un'opportunità, come Francesco, per avere un incontro personale con Gesù attraverso il leproso, e che sia il cominciare una nuova vita, soprattutto di fede e di amore. Che il Signore vi benedica, che questo triduo pasquale sia benedizione e che il Signore ci aiuti a vivere in realtà questa vita cristiana. Grazie e vi benedico.